Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge di conversione del decreto legge numero 59 è tornato al Senato per l'esame in terza lettura dopo le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati. Come sappiamo, l'altro ramo del Parlamento ha modificato in primo luogo il comma 2 octies dell'articolo 1. Tale norma prevede che fino al 31 dicembre 2021 le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo, vi provvedano in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate a soggetti in possesso di determinati requisiti relativi a pregresse attività lavorative presso la medesima fondazione. Il Senato in prima lettura aveva sostituito la percentuale massima del 50% con una quota rigida e più elevata pari al 70%. Questa modifica, intervenuta in sede referente e confermata dall'Assemblea del Senato, era stata proposta con un emendamento della maggioranza, condiviso dal Governo e sul quale si era registrato anche il consenso delle forze di opposizione. La Camera ha sul punto ripristinato il testo originario del decreto alla luce del parere della Commissione Affari Costituzionali. L'articolo 4 bis, introdotto al Senato, interviene invece in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. È una questione a tutti noi ben nota, cui si è cercato più volte di porre rimedio, presentando in Senato emendamenti a diversi provvedimenti d'urgenza, poi non approvati, nonché, da ultimo, un disegno di legge assegnato alla Commissione Settima in sede deliberante, a testimonianza anche qui di una generale condivisione da parte dei gruppi parlamentari. Anche questa norma è stata modificata dalla Camera dei Deputati, demandando a un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza Unificata, la definizione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico. Per l'attuazione del piano straordinario in questione sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2019, 25 milioni per l'anno 2020 e 48 milioni per l'anno 2021. La Camera dei Deputati ha inoltre demandato un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la definizione di misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento e scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021. Infine, la Camera ha anche modificato l'articolo 5 bis, una norma che è stata introdotta durante l'esame al Senato e che riguarda il processo in atto relativo alla statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie di belle arti non statali finanziate dagli enti locali. Si tratta di una disposizione di grande importanza per gli istituti in questione, poiché la situazione di dissesto o di predissesto di alcuni enti locali rischiava di pregiudicare la vita di alcuni istituti e accademie delle belle arti, sostenuti dai medesimi enti locali, i quali avrebbero incolpevolmente pagato un prezzo elevato per la situazione finanziaria dell'ente territoriale. Proprio per scongiurare questo pericolo, si prevede che lo Stato metta a disposizione un fondo fino al limite di 4 milioni di euro per il 2019. La Camera dei Deputati è intervenuta in merito alla copertura degli oneri a seguito del parere della Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento. Il decreto legge nel suo complesso, anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla Camera, rappresenta quindi un importante provvedimento sul quale annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione. Grazie per l'attenzione.